Noi siamo un gruppo di operatori sociali, abbiamo fatto una raccolta di firme su un documento che abbiamo presentato alle istituzioni cittadine, rispetto ai tagli che l'amministrazione, pisana e dei comuni della zona pisana hanno fatto, hanno scelto di fare dei progetti delle cooperative che gestiscono alcuni servizi presenti sul territorio. Parliamo di progetti quali il Gulliver che si occupa della prevenzione del danno e della tossicodipendenza, parliamo della riduzione del 50% della progetto Selli che si occupa delle prostitute. Stamattina siamo andati dal sindaco perché secondo noi non è soltanto un problema di bilancio come vuole far credere, ma è anche un problema di politiche, di scelte politiche che sta facendo questa amministrazione. Noi siamo operatori sociali, lavoriamo sul territorio, lavoriamo a contatto con il disagio e quindi possiamo dire la nostra rispetto a queste cose. Produciamo sicurezza. Quindi quello che noi abbiamo ribadito stamattina al Filippeschi è stata il reintegro dei 25 posti di lavoro, perché noi siamo operatori, abbiamo dei contratti precari, abbiamo delle famiglie, abbiamo dei figli e quindi è essenziale questa cosa. E poi un cambio di politica che è soltanto repressiva e non è di prevenzione e di inclusione sociale. Rispetto ai tagli, la risposta di Filippeschi è che non ci sono soldi dal governo, la mancanza dell'ICI, eccetera. Noi non siamo di questo avviso, intanto perché 650 mila euro per un comune come quello di Pisa non sono niente. Poi non è soltanto il comune di Pisa che mette questi soldi, ma sono i comuni della zona pisana. E poi abbiamo un'esperienza vicina a quella della Valdera, dove molti di noi lavorano. In quell'area le amministrazioni hanno fatto un altro tipo di scelta: hanno ricollocato dei fondi sulla non autosufficienza su il sociale. Quindi si tratta appunto di scelte politiche che la società della salute, il sindaco, eccetera, non stanno facendo, che stanno facendo in direzioni opposte. Uno degli obiettivi che come tavolo di operatori siamo riusciti a raggiungere oggi è stato il far ammettere ai sindaci dell'area pisana che la natura delle scelte dei tagli è una natura politica, è una natura che ricade esclusivamente su tutto il taglio che riguarda diciamo, il settore dell'alta marginalità. Su di noi pesa quasi completamente il taglio, per il 99%. Abbiamo subito un taglio, il comune subisce un taglio di 680 mila euro, la progettazione sociale subisce un taglio di 655 mila euro. Un altro obiettivo che è stato raggiunto oggi è il fatto che abbiamo dichiarato al sindaco che da questo momento parte un confronto pubblico che faremo come operatori sociali sul bilancio, metteremo proprio mano con una campagna al bilancio comunale per indirizzare, diciamo, le scelte operate rispetto ai tagli.